Salve a tutti amici followers e benvenuti in un nuovo video dedicato a No Rest for the Wicked. Oggi voglio portarvi succose novità direttamente dalla pagina social di Thomas Mahler, che ricordiamo essere il direttore creativo dei Moon Studios. Affrontiamo quindi l'argomento legato al tanto atteso multiplayer e su tutto ciò che dovreste conoscere in merito. Il team di sviluppo ha delineato diverse strategie per questo futuro aggiornamento. Si prevede che molti giocatori si concentreranno sulla creazione di un regno in giocatore singolo, trasformandolo nel loro rifugio principale. Tuttavia, si riconosce anche il desiderio di avere un secondo regno da condividere con gli amici. Attualmente il focus è sull'innovazione del multiplayer, con l'obiettivo di superare le esperienze offerte dai giochi come Diablo e Souls. L'idea è quella di offrire ai giocatori la possibilità di creare un regno persistente per un massimo di 4 giocatori, accessibile online senza la necessità di un host dedicato. Questo consentirà ai giocatori di continuare a interagire nel regno condiviso, compiere raid e progredire anche quando non saranno attivamente online. Una comunicazione e una coordinazione efficace all'interno del gruppo saranno fondamentali per ottimizzare l'esperienza di gioco. Per quanto riguarda la distribuzione del bottino, è stato deciso che sarà assegnato al primo giocatore che lo raccoglierà. Questa scelta è stata fatta per stimolare la cooperazione all'interno del gruppo, ma si prevede che possa anche generare dibattiti e rivalità su chi avrà il privilegio di ottenere il bottino. Per quanto concerne le questioni sollevate, si è osservato un interesse diffuso riguardo alla possibile vincolazione dei personaggi ai rispettivi regni, nonché alla gestione della progressione della trama nel contesto del multiplayer. In aggiunta, si sta considerando la fattibilità di consentire a una o due persone di partecipare attivamente al regno anche quando gli altri giocatori sono offline. Inoltre, si sta attualmente discutendo l'opportunità di attivare il Friendly Fire e il PvP nel gioco, prendendo in considerazione gli eventuali impatti di tali dinamiche sull'esperienza complessiva dei giocatori. Allo stato attuale il team non ha in programma di vincolare i personaggi ai regni, sono state avviate intense discussioni in merito e potrebbero ancora esserci cambiamenti per il futuro. La trama potrà progredire anche senza la presenza del giocatore. È probabile che verrà implementato un riassunto delle ultime avventure, in modo che il giocatore verrà aggiornato su quanto è accaduto nel suo regno durante la sua assenza. Idealmente si desidera che i regni multiplayer creino un'atmosfera simile a quella di un gioco di ruolo come D&D. Quando verrà rilasciato un nuovo aggiornamento della storia, ci si augurerà che i giocatori si uniscano e lo vivano insieme. Il Friendly Fire sarà attivo per impostazione predefinita. È stato inizialmente sperimentato senza e si era constatato che avere 4 giocatori che attaccavano un nemico senza pensare non era affatto divertente. Quindi si vuole che i giocatori prestino attenzione e adottino una strategia tattica. Il PvP sarà incluso nell'aggiornamento multiplayer. Inizialmente i giocatori potranno sfidare altri giocatori all'interno delle arene e anche in considerazione l'idea delle invasioni, ma è ancora tutto da vedere. Inoltre, se verrà rilevata la presenza di un cheater, verrà segnalato e verrà abbinato solo ad altri giocatori che avranno violato le regole. Ma quindi, se il Friendly Fire è sempre attivo, non potrebbe l'intero mondo di gioco essere considerato di fatto una vasta arena PvP? Questa considerazione non tiene conto di un importante dettaglio di design. Benché il Friendly Fire sia implementato, hanno introdotto un meccanismo di riduzione del danno significativo nell'Overworld. Questo approccio mira a scoraggiare l'impulso di affrontare indiscriminatamente ogni situazione con attacchi di massa, pur mantenendo l'interazione collaborativa tra i giocatori. In altre parole, mentre il rischio di colpire accidentalmente i propri compagni di squadra sarà sempre presente, il sistema di riduzione del danno cercherà di mantenere un equilibrio tra la sfida tattica e il mantenimento di un'atmosfera cooperativa durante l'esplorazione e gli scontri nell'Overworld. Inoltre è stata adottata la decisione di limitare a un massimo di 4 giocatori per regno, poiché si è osservato che il sistema di combattimento e la distribuzione dei nemici risultano più coinvolgenti e divertenti in ambienti di gioco più contenuti. Questa scelta mirerà a garantire un'esperienza di gioco ottimale, dove ogni giocatore potrà contribuire in modo significativo a sentirsi pienamente coinvolto nelle dinamiche di gioco. Inoltre, considerando che il multiplayer implica la condivisione di un regno con amici, è probabile che si preferiscano compagni di squadra con cui ci si possa sintonizzare su base regolare per vivere avventure avvincenti ed emozionanti. Pertanto, quando si pianificherà di condividere un regno in un ambiente multiplayer, sarà opportuno considerare attentamente il numero di giocatori con cui desidererete coinvolgervi per garantire un'esperienza di gioco soddisfacente e gratificante per tutti i partecipanti. A seconda se ci sia una scala delle minacce in base ai giocatori, un regno con 4 partecipanti che si dividono in 2 coppie per esplorare aree diverse potrebbe offrire un'esperienza molto gradevole.
È stato quindi implementato sia il sistema di scala delle statistiche dei nemici in base ai giocatori, sia l'aggiunta di nemici più numerosi o più difficili a seconda di quanti giocatori stiano esplorando un'area. Sono stati condotti test separati su entrambe le meccaniche, ma alla fine è emerso che per ottenere un'esperienza di gioco ottimale sarà necessario avere entrambe le caratteristiche. Ma quindi l'esperienza di gioco si potrebbe tradurre come un'esperienza simile a quanto accade in cooperativa in un MMO? Il team non è interessato a competere nel settore degli MMORPG, ma mira a creare uno spazio distintivo in cui esplorare tutte le possibilità che non sono accessibili in un RPG in singolo o che non si trovano negli MMORPG. L'obiettivo è permettere ai giocatori di giocare insieme agli amici senza compromettere l'impatto individuale sul mondo di gioco. Gli MMORPG, per loro natura, tendono a somigliare a parchi a tema, dove una serie di eventi predefiniti si ripete ciclicamente, indipendentemente dalle azioni dei giocatori. Questo ciclo può risultare in un'esperienza poco coinvolgente e poco realistica, poiché le azioni dei giocatori non influenzeranno in modo significativo il mondo circostante. In Wicked, al contrario, il team punta a creare un ambiente in cui le azioni dei giocatori avranno conseguenze significative sul mondo di gioco. Se un giocatore compirà un'azione eroica o influente, ci si aspetterà che il mondo di gioco reagisca in modo realistico e coerente. Ad esempio, se un giocatore riesce a migliorare la vita dei cittadini di Isola Sacra, ci si aspetta che questi cittadini lo riconoscano e lo ringrazino in modo tangibile, come, per esempio, erigendo una statua in suo onore. E per concludere, il team ritiene che questa filosofia di gioco permetta di offrire un'esperienza più coinvolgente, realistica e personalizzata, rispetto a quanto possibile nei tradizionali MMORPG. E questo è tutto ragazzi per il video di oggi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate a proposito di tutto quello che è stato detto per il multiplayer. Come sempre vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Noi, come sempre, ci vediamo alla prossima con nuovi contenuti. Ciao a tutti!